Non a piedi ma di corsa, 100 chilometri tra i vigneti, colline, borghi medievali nel Chianti. Una sfida per appassionati. La maratona è una gara molto impegnativa, ma si può anche andare oltre. È questo lo spirito che alimenta la passione per le ultra trail e anima manifestazioni come la Chianti Castle, che si snoda su un percorso di 100 chilometri tra vigneti, colline, borghi medievali e sentieri sterrati della Toscana. A completare la giornata ci sono quasi 4 chilometri da percorrere in salita. La gara più impegnativa è scattata alle 4 del mattino, sotto la luce delle stelle. Al via 180 coraggiosi, mentre gli atleti che complessivamente hanno animato tutte le prove del programma della Chianti Ultra Trail erano 1.800 provenienti da 40 paesi. Lo spirito di questa gara unica ha portato tutti a viaggiare al massimo delle possibilità, ognuno con il proprio obiettivo ed il proprio ritmo. Ci sono però anche i super campioni come Dario Caruso, viterbese che ha vinto la gara sui 100 chilometri. La sua preparazione è durata un anno ed il risultato per lui è dolcissimo, come per Giulia Vinco, seconda assoluta e prima tra le donne. La veronese, già vincitrice nel 2019 e nel 2021, ha chiuso la sua gara dopo 11 ore e 28 minuti di fatica intensa.